Salve a tutti ragazzi, eccoci qui oggi con un nuovo video. Come potete vedere siamo qui nella postazione dell'apertura Pokémon. Allora, oggi cercherò di fare un video molto rilassato, con calma, anche se ultimamente diciamo sono un po' mi gira un pochetto, però facciamo finta niente e andiamo avanti. Allora, eccoci qui oggi con il più grande ordine ragazzi mai fatto di carte singole su un negozio qua in Italia. Allora ragazzi, non vi dirò il nome e niente perché ve lo dirò durante il video, quindi dovrete guardare tutto il video per sapere tutte le cose. Quindi, anzi, come ho fatto anche in altri video, non mi chiedete. Adesso voi skippate perché vi stufate, lo so che voi skippate ogni 5 secondi, skippate, avete finito di vedere il video, poi sotto nelle domande, senti, ma dov'è che compri le carte, oppure, senti, quanto hai pagato questo, senti, me lo scambi questo, senti, ma, ragazzi, se voi guardate tutto il video ci avete sempre le risposte ad ogni cosa. Se invece voi skippate, poi, perché appunto non vi fate sta perdere tempo a guardare il video, skippate e poi sotto mi fate le domande, io se non vi rispondo, e ve l'ho detto già nel video, sapete il perché. Quindi, detto tutto, cosa che è successa appunto in ogni video che faccio di ordini, le carte, delle cose che mi arrivano sempre, mi chiedete dove le compri, quanto le paghi, ogni cosa. Io durante il video lo dico sempre, però voi non ascoltate perché skippate, quindi non lo sapete. Quindi vi consiglio, prima di guardare tutto il video, cioè allora prima lo skippate come vi pare, poi se volete fare quella domanda ve lo riguardate tutto dall'inizio e se c'è stata la risposta bene, così non me lo dovete chiedere. Se invece non c'è la risposta, evidentemente non me la posso dare. Quindi direi di andare a vedere subito queste carte, perché ragazzi qua ci sono delle carte non spettacolari di più, perché ci sono carte shiny, fuori serie, ex, una Miscut ragazzi spettacolare che ve la lascerò per ultima sicuramente, poi molte altre carte e addirittura un set completo che non vi posso spoilerare. Quindi andiamo subito con la sigla e poi andremo con la visione di queste carte. Non so se dividerò il video in due parti oppure lascerò tutto in una, perché già come ho fatto con il video dei 2000 euro del Gold Star, ragazzi, vi ho portato il video con la Gold Star Charizard e Rayquaza, condizioni mintissime, che cioè se tu vai a vendere solo quella carta già ti sei ripagato tutto il lotto. Però vedo che molti non hanno capito bene di che carte si trattava, quindi è inutile fare tutti i video precisi, calcolati, studiati, il titolo bene, tutte le cose, perché tanto volete solo gli spacchettamenti. E quindi adesso andiamo a vedere velocemente queste carte, anche se so che non mi interessa niente. Allora, cioè a qualcuno so che interessa, a quei pochi che mi dicono spettacolo di carte che ha comprato, però a tutti quelli altri gli frega un cacchio. Quindi adesso andiamo con la sigla, intanto io divido subito queste carte in due parti e le mettiamo qua sopra. Sigla. Allora ragazzi, finalmente ci siamo. Allora, togliamo subito questa prima carta perché non c'entra un cacchio con quell'espansione. Abbiamo un Dewgong set base in italiano. Voi direte perché ho preso solo questo Dewgong così random, perché mi mancava, facile. E ora ragazzi andiamo a vedere una cosa spettacolare, perché abbiamo qui, attenzione, il set completo Expedition set base. Ragazzi, è uno dei set più costosi che ci sta e andiamolo subito a vedere. Allora, c'è uno dei più costosi tra virgolette, vabbè, Alakazam Reverse. Purtroppo ragazzi stanno nelle sleeve queste trasparenti, perché le sleeve le ho finite, non so come. Poi abbiamo Ampharos, Blastoise ragazzi spettacolare, Clefable, Cloyster, Firov, Freligator ragazzi, guardate che spettacolo, Machamp, spettacolare proprio Machamp ragazzi, guardate, tanta roba. Poi abbiamo Magby, Raichu, Rapidash, Skarmory, Typhlosion, Tyranitar ragazzi, Tyranitar, tanta roba. Poi abbiamo Weezing. Poi si ripetono le carte, ragazzi, le abbiamo rare, però ovviamente sono un numero diverso. Ragazzi, guardate che spettacolo. Charizard Reverse. 1 e 2. In italiano. Tutte in italiano sono, ragazzi, perché l'Expedition set base lo voglio finire in italiano. Poi abbiamo Clefable, Cloyster, Dactrio, Firov, Freligator, Gengar, Golem, ragazzi. Ci sono un sacco di carte rare, ragazzi. Sono arrivato al numero 50 e ancora abbiamo visto solamente tutte holo e rare. Pensate un po' che spettacolo. Machamp, Magby, Meganium, Ninetales, Pichu, Pidgeot, Poliwrath, Rapidash, Skarmory. Allora ragazzi, fra le carte che avete visto potrebbe essere che c'è sta qualcuna che manca. Quelle che mancano è perché già ce l'avevo nel mio album, quindi non l'ho comprate. Typhlosion, Tyranitar Reverse, spettacolare. Venusaur ragazzi, e Venusaur. Questo qui forse l'avete visto nell'altro video del quello lì appunto di 2000 euro, perché c'è stava il Venusaur olografico. Poi abbiamo Weezing, Chansey, Charmeleon, Dragonair, Gloom, Graveler. Sì, era grave. Hunter, Ivysaur, Jinx, Kadabra, Machoke, pure Machoke ragazzi, figo. Magmar, PG8, Poliwhirl, Pupitar, Quilava, Wartortle, Caterpie, Chikorita,
e Corsola. E questa è la prima mezza collezione dell'Expedition set base. Vado molto veloce perché tanto so già che quest'altra seconda metà non interessa a nessuno, tranne a veri collezionisti, perché magari hanno qualche carta che gli piace o gli serve. Cyndaquil, Diglett, Dratini, Geodude. Ragazzi, guardate Geodude, sembra un Geodude innamorato che guarda il fiore. Vabbè. Goldin, Hoppip, Houndour, Koffing, Krabby, Larvitar, Machop, Marip, Meryl, Pikachu, ragazzi, spettacolare, Poliwag, Ponyta, Quillfish, Rattata, Shellder, Spearow, Squirtle, Squirtle, Totodile, Vulpix, Trainer, energia ed energia. Ragazzi, purtroppo mi mancano le altre 4 energie, cacchio, non sono riuscito a trovarle, però. Quindi questo qui, ragazzi, era l'Expedition Set base. Allora, ragazzi, insieme all'Expedition Set base direi di andare a vedere al volo quest'altre. Quante so? Sono una cifra? Quante ne ho prese? No, ragazzi, allora. E qui c'erano l'Expedition Set base. Adesso andiamo con il Neo qualche cosa. Allora, iniziamo con queste qua del Neo Genesis. Abbiamo, attenzione, Aipum, Ariados, Bayleaf, Croconab, Fluffy, Furret, Granbull, Lanturn, Miltank, Fanfei, Piloswim. Ragazzi, Neo Genesis pure l'ho quasi finita, e anche Neo Discovery e Neo Revelation. L'ho quasi finite tutte le prime 7 Wizard of the Coast. Quasi finite magari, però sto a buon punto. Quilava, Skiploom, Chinchou, Cyndaquil, Gligar, Hoothoot, Horsey, Mantine, Onix, Pikachu, ragazzi, Pikachu di ogni collezione l'ho preso, Shackle, Sudowoodo, Spinarak, Totodile, Wooper, Trainer, addestramento. Che c'era scritto Trainer? Ah, beh, perché questa qui in italiano non c'era, quindi l'ho presa in inglese. Addestramento, energia. E poi attenzione, ragazzi, questo Smirgol, ragazzi, l'avevo preso in inglese, solamente che tipo quando ho fatto l'ordine, appunto, era in inglese, solamente che poi dopo mi hanno chiamato, mi hanno detto ragazzi, senti, non c'è più quello in inglese, ce l'abbiamo solo in italiano, quindi molto meglio. Smirgol in italiano. Adesso siamo passati dal Neo Genesis al Neo Discovery. Smirgol, Houndour, Iglybuff, Poliwhirl, Pupitar, Tyrog. E poi andiamo con il Neo Revelation. Mannaggia, c'ho sto dubbio. No, Revelation. Dove stanno Magikarp e Gyarados? Vabbè, sì, insomma, ho capito. Delibird olografico 5 di 64. Jumpluff, Stuntler, Aipum, Shuggle, Dark Hunter, prima edizione, ragazzi, e Dark Omanyte, prima edizione. Poi andiamo con... quelli erano i Destiny? Ah, già ero passato nei Destiny, manco mi ero accorto, quindi... fino a qui siamo alle Neo Revelation. Qui ci sono le Neo Destiny. Attenzione, ragazzi, qui si sta spoilerando tutto. Facciamo così. Guardate quanti ex ho preso, spettacolo. Allora, andiamo con le Neo Destiny. Abbiamo Dark Hunter, prima edizione. Dark Omanyte, tutte prima edizione quasi. Dark Pupitar, Dark Wigglytuff. Perché le Neo Destiny, ragazzi, siccome ho le Shining in prima edizione, volevo finire tutte in prima edizione. Light Dugong, Light Machoke, Light Ninetales, Slowbro, Hitmonchan, Fanfi, Remoraid, addestramento e addestramento. Spettacolo. E le mettiamo qua. Quindi io direi di concludere qua questa prima parte di video, perché abbiamo visto abbastanza. E ora andiamo con una bella sigla e ci vediamo al prossimo video, in cui vedremo tutte queste altre carte. Ragazzi, sono tutte ex fuori serie o shiny o roba bella. Quindi like, subscribe e share. È tutto quello che volete.